Guarda quelle anatre che galleggiano nello stagno! Sì, esatto, Dibo! Ci deve essere un motivo per cui le anatre non affondano! Mi domando, come galleggiano le anatre? Buona idea! Andiamo a chiederlo a una di loro! Mi serviranno zampe di anatra e ali! Zampe di anatra, ali, confermate! Attivare la stazione di Blippi! Miniaturizzazione! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Qua, qua, qua! Qua, piccolo anatroccolo! Oh, 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 grande anatroccolo! Tieniti forte, Dibo! Ciao, io sono Blippi e lui è Dibo! E là, ciao Blippi e Dibo, io sono Declan, benvenuti nello stagno, sei qui per nuotare? Beh, in realtà siamo qui perché vogliamo sapere come fai a galleggiare. In effetti non ci ho mai pensato. Noi anatre abbiamo le zampe palmate, vuoi dare un'occhiata? Sì, buona idea. Oh, andiamo a vedere. Non possiamo avvicinarci troppo. Sì, hai ragione, abbiamo il nostro binocolo. Che mi dici? Di sicuro hai le zampe palmate. Dibo ha ragione. Hai smesso di muovere le zampe e stai ancora galleggiando. Non saranno solo le mie zampe a farmi galleggiare. Ho avuto un'idea. Il galleggiamento potrebbe avere a che fare con le nostre piume. Ehi, Terry, lascia che Blippi guardi sotto le tue piume. C'è un tunnel di piume qui sotto. E le piume sono un po' oleose. Ancora io! Se cerniamo un olio che rende le piume impermeabili! Impermeabili! Forte! Quella lì è una bolla! Bolle? E di cosa sono fatte? Sono fatte d'aria! Le bolle d'aria galleggiano tra le piume come palloncini! Oh! Quindi le bolle aiutano noi anatre a galleggiare! Terry, abbiamo delle bolle d'aria che galleggiano tra le piume, che storia! Sì, è vero! E ora ho la risposta alla mia domanda, come galleggiano le anatre? Le piume delle anatre intrappolano le bolle d'aria e l'aria galleggia nell'acqua, quindi le anatre galleggiano. Carica la risposta, Dibo! Grazie di tutto, Declan! Ciao, ciao! Continua a galleggiare! Ciao, Blippi! Hai ragione, Dibo! Quest'albero di Natale non ha le luci colorate accese e le luci sono una delle mie cose preferite del giorno di Natale! Sì, ma sai qual è la cosa più bella del giorno di Natale? Ciao! Io sono Blippi e lui è Dibo! Ciao a tutti! Sono Barry, il pupazzo di neve! Allora, Blippi, tu sai qual è la cosa più bella del giorno di Natale? Non ne sono sicuro! Mi domando, qual è la cosa più bella del giorno di Natale? Oh, hai un biglietto! Oh, guarda e vedi che cos'è! Il biglietto dice: se il vero significato del giorno di Natale vuoi imparare, degli indizi devi trovare. Su, comincia l'avventura, non esitare! È un'avventura con indizi che ci guidano a moltissimi altri indizi! C'è una freccia che indica per di là! Oh no! Questo cancello è chiuso! Forse vi posso aiutare io! Bravo, Barry! Oh! Guardate! I bastoncini portano sulla collina! Ehi, Blippi! Lassù! C'è un biglietto sull'ultimo bastoncino! Giù per la fune devi scivolare, se all'altro indizio vuoi arrivare. Oh, oh, oh! Eccola lì! Ma non c'è niente a cui aggrapparsi. Come si fa ad attraversare? Vogliamo provare di nuovo col mio naso? Io posso aiutarvi! Ciao, sono Candy! Conosco un modo veloce per attraversare! Tenetevi molto forte! Grazie, Candy! Guardate!
cosa faccio adesso, ti sarai chiesto. Per il prossimo indizio, nel bosco devi andare lesto. Lì c'è un sentiero nel bosco, seguiamolo. E adesso da che parte andiamo? Io dico da quella parte. No, è da questa parte, ne sono sicura. Ciao, ciao, io sono Holly e sono il vostro agrifoglio portafortuna. Vi posso condurre fuori dal bosco, seguitemi. Grazie, Holly. È lo stesso albero di Natale, Dibo. Oh, guardate, c'è un indizio. Perché il tuo Natale sia meraviglioso, devi cercare un indizio sotto un cappello vistoso. Ma è il tuo cappello, Barry! Tu hai pianificato tutta questa strana caccia al tesoro natalizia! Sì, sono stato io! Ho ideato io questo piano per poter riunire tutti! Perché questa è la cosa più bella del Natale! Oh, il tuo ultimo indizio! Affinché sia davvero Natale, metti questo puntale sull'albero più alto della città e tutto sarà speciale! Questo è l'albero più alto! Ma come faremo a mettere la stella lassù? Aspettate, ho un'idea! Tutti insieme possiamo formare una scala! Siete stati fantastici! E ho la risposta alla mia domanda. La cosa più bella del giorno di Natale è... passarlo tutti insieme con gli amici e la famiglia! Carica la risposta, Dibo! E buon Natale! Buon Natale! Buone feste a tutti voi! Wow! Rimbalziamo sulle dune di sabbia! E ancora! E ancora! Wow! Che castello fantastico! Onda in arrivo! Oh no! Sembra che quel castello non fosse adatto a un'onda del genere. Mi domando... posso costruire un castello di sabbia che non venga portato via? Sì, hai ragione, Tubbs! Non c'è che un solo modo per scoprirlo! Devo costruire un mio castello di sabbia! Mi serviranno il braccio dell'escavatore... e le zampe di ragno. Braccio escavatore, zampe di ragno confermati. Attivare la stazione di Blippi. La Blippi mobile è pronta per l'avventura. Costruiamo un castello di sabbia che non venga portato via. Quindi dobbiamo diventare delle dimensioni giuste per poterlo fare. Miniaturizzazione. Senti che bella brezza di mare, Tubbs. Wow. Ehi là, ciao! Io sono Kela, il granchio. Piacere di conoscerti! Ah, cielo! Non mi rendo conto della mia forza! Ciao, Kela! Io sono Blippi e questa è la mia Blippi mobile! L'adoro! Allora, sei venuto a fare un bel giro? In realtà, Kela, sono qui per scoprire se so costruire un castello di sabbia che non venga portato via dall'acqua. Sei venuto dal granchio giusto! Io sono un architetto, uno scavatore e un costruttore! Posso aiutarti io, Blippi? Grazie! Allora, la prima cosa che bisogna fare è scavare un fossato, che è un modo elegante per dire buca. Ti spiego, l'acqua va dentro la buca e così evitiamo che spazzi via il castello che c'è in mezzo. Quindi, ora scaviamo! Scava, 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 scava! Wow, che buca! Adesso costruiamo un castello di sabbia! Hai ragione, Tubbs! Ci servirà una pala! Finito! Guardate qua! Hai già finito, Kela! E il nostro fossato è perfetto! Il fossato è la buca che abbiamo scavato tutto intorno al castello di sabbia! Ma è grandioso! È il miglior castello di sempre! Onda in arrivo! Il fossato funziona, Kela! Vale a dire che credo di avere la risposta alla mia domanda. Posso costruire un castello di sabbia che non venga distrutto? Sì che posso! Scavando un fossato tutto intorno che raccolga l'acqua. Carica la risposta, Tubbs! Grazie, Kela! Ciao, ciao, Blippi! E continua a scavare! Miam! Questi sandwich al tacchino devono essere davvero deliziosi! No! Che pasticcio! Ehi! Guarda quella mosca che cammina sul soffitto!
Mi domando, come fanno le mosche a camminare sul soffitto? Mi serviranno ali e zampe di ragno. Ali, zampe di ragno, confermate. Attivare la stazione di Blippi! Miniaturizzazione! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Ehi, Dibo! Credo di conoscere quella mosca! È Orazio! Ciao, Blippi! Come va, amico mio? Come fai a stare lì sul soffitto? Oh, è facile! Guarda questo! Ta-da! Oh! Eh sì, miei cari! Il soffitto è la mia personale pista da ballo! Salto, saltino, saltello e... Ah! Ora prova tu! Va bene, arrivo! Oh! Perché la Blippi mobile non riesce a stare sul soffitto? Qual è il trucco? Te lo svelo io! Per starci, devi attaccartici! Attaccarmici? Mm-hmm. Vedi, le mie zampe producono una colla super appiccicosa che mi aiuta a restare attaccato al soffitto! Tieni, provane un po'! Lo faccio subito, se mi permetti! E riproviamo! Oh! Ora ci riusciamo anche noi! Guarda lì, che delizioso pasticcio! Oh, la colla ci ha incollati un po' troppo! Questo perché non stai facendo il twist zampa di mosca! Il twist zampa di mosca? Sì, esatto! La colla di mosca è così forte che dobbiamo spingerci via con la forza del soffitto per camminare! Guarda, così! Come, così? Sì, ci sei! E ora facciamolo insieme! Con questo twist! Sì, con questo twist! I tuoi piedi puoi liberare se continui a ballare! Ce l'abbiamo fatta! E io ho la risposta alla mia domanda: come fanno le mosche a camminare sul soffitto? Le zampe delle mosche producono una colla speciale che le tiene attaccate al soffitto! Carica la risposta, Dibo! Beh, adesso io vado a mangiare qualcosina! Con permesso! Ci si vede, Blippi? Fa pure, Orazio! Ciao! Che bella! Quell'ape sembra molto indaffarata! E anche quell'altra! E anche quella laggiù! Sono tutte indaffarate! Beh, tranne quella là! Quelle api sono impegnate a fare il miele! Mi domando... come fanno le api a fare il miele? Sì! Potremmo entrare in quell'alveare! Mi serviranno le ali e il braccio dell'escavatore! Ali, braccio escavatore, confermati! Attivare la stazione di Blippi! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Ora dobbiamo soltanto diventare come un'ape, cioè più piccoli! Miniaturizzazione! Hai ragione, Tubbs! La lingua dell'ape è nel fiore! Ciao! Io sono Blippi e lui è Tubbs! Mi domandavo, come fate a fare il miele? Ciao, io sono Baciafior, il miele, hai detto? Siete proprio nel posto giusto! Allora, sto usando la mia lingua per succhiare questo dolce nettare! È così che noi api iniziamo a fare il miele! Bene, è ora di ronzare fin dentro l'alveare! Seguitemi! Attenzione, c'è un po' di movimento! È come una fabbrica di miele! Baciafior, ma stanno tutte masticando nettare! Certo! Lo mastichiamo, è ciò che noi facciamo! In questo modo diventa più denso, è normale, non fa senso! Ho fatto un'altra rima! E dopo averlo masticato, poi diventa miele! No, c'è molto da mostrare! Mastichiamo e poi ingoiamo! Ah, il nettare rimane nella nostra pancia, diventa miele e poi lo mettiamo nelle celle del favo! Nelle celle del favo? Sì, è dove noi conserviamo il miele! Ah, ed è possibile assaggiarne un po'? Oh, cielo! Potrebbe sembrare strano, ma...
Ma sbattendo le ali rendiamo il miele più denso. È un'abitudine. Bello! Sì, Tubbs, ora ho la risposta alla mia domanda. Come fanno le api a fare il miele? Succhiano il nettare dai fiori, lo masticano, lo conservano nello stomaco, mettono il miele nel favo e sbattono le ali per riscaldare l'aria. Carica la risposta, Tubbs. Ciao, Baciafior! Grazie per l'ape ritivo! Ciao! Uh-huh! Oh, sì! Fa veramente caldo oggi, ma il mio ghiacciolo si sta sciogliendo tutto sulla mia mano. Mi domando, perché il ghiacciolo si scioglie tutto sulla mia mano? Come hai detto, Tubbs? Entra in quel furgoncino dei gelati e chiedi a un esperto. Questa è un'idea geniale! Mi serviranno le ali, il braccio escavatore e le zampe da papera. Ali, braccio escavatore, zampe da papera, confermati. Attivare la stazione di Blippi! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Andiamo a scoprire perché il mio ghiacciolo si scioglie sempre tutto sulla mia mano. Miniaturizzazione! Woohoo! Sono nel furgoncino dei gelati! Ciao amici, benvenuti! Sono Mora Gelata, il ghiacciolo, lieta di conoscervi! Ciao Mora Gelata, io sono Blippi. Mi domandavo perché il mio ghiacciolo si scioglie sempre tutto sulla mano. Ti posso rispondere io, ma prima un po' di fresco divertimento! Oh, sì, ci sto! Woohoo! Snowboard sul gelato! Scivolo sui zuccherini! E snorkeling nel cioccolato fondente! Mora gelata, tu ti stai sciogliendo! Sì, mi sto sciogliendo perché fa troppo caldo, ma mi raffredderò nel freezer e starò bene in un attimo! Che bel gelo! Come va lì dentro adesso? Fa freddo freddissimo! Adesso sono a posto! Wow! Deve fare proprio freddo lì dentro, vero? In effetti lo è, perché è meglio stare al fresco quando sei un dolce freddo come me! La mia temperatura ideale è 32 gradi Fahrenheit, ovvero 0 gradi Celsius. Finché rimarrò a questa temperatura, non mi scioglierò mai. Buono a sapersi! È quello che è successo prima col mio ghiacciolo. Quando era fuori dal freezer, al caldo nella Blippi mobile, mi si è sciolto in mano. Forse il tuo ghiacciolo sarebbe dovuto venire a trovarci. Hai ragione! Vale a dire che abbiamo la risposta alla mia domanda! Perché il mio ghiacciolo si scioglie tutto sulla mia mano? È perché i ghiaccioli si sciolgono se fa troppo caldo. Ecco perché li teniamo nel freezer. Carica la risposta, Tubbs! Mora gelata, grazie per questo gustoso viaggio nel tuo mondo di ghiaccio. A presto, Blippi! Ciao, ciao! Ecco, ho finito! Intagliala pure, Tubbs! È davvero molto bella! Ops! Ciao! Io sono Blippi e lui è Tubbs! Io sono Peter! Oh. Quello era un sospiro grosso, Peter! C'è qualcosa che non va? Sì, sono un pochino triste! E perché lo sei? È Halloween! Pensavo che un ragno fosse felice ad Halloween! Oh, sì! È senz'altro la mia festa preferita! Ma nessuno mi invita mai alle feste perché sono troppo spaventoso! Questa è un'idea geniale, Tubbs! Organizzeremo per Peter una festa di Halloween e inviteremo tutti i nostri amici spaventosi a conoscerlo! Davvero? Una festa per me? Grazie! Mi domando, come si fa a organizzare la migliore festa di Halloween? Io lo so, io lo so, io lo so! Io sono un esperto di Halloween! Prima ci servono delle decorazioni spaventose per creare l'atmosfera e io me ne intendo! Sì! Sai cos'altro ci serve? Dolcetti di Halloween per tutti! Che ne pensi di vermi?
vermi gommosi. Oh, non dimenticare i cupcake spaventosi. E il tocco finale spaventoso, il punch alla frutta di Halloween. Ora mancano solo i costumi di Halloween. Io mi vestirò da pirata. Arr! Io sono un operaio edile. Bello quel costume da avocado, Tubbs. Travestirsi è divertente. I nostri ospiti sono puntualissimi. Bene! Sì! Aspettate un attimo, quello è solo un ospite? Sì! Ciao, ciao! Non ti dispiace, vero? Questa è la migliore festa di Halloween di sempre! Gli scheletri spaventano, le zucche ti rallegrano, le streghe vanno in trance, i gatti iniziano a danzare, i ragni te le tessono, i teschi a terra cadono! Tutto questo succede qui perché è Halloween! La mia primissima festa di Halloween, gente! E mi sono fatto tanti nuovi amici! E ora ho la risposta alla mia domanda. Come si organizza la migliore festa di Halloween? Per farlo servono delle decorazioni divertenti, dolcetti deliziosi, un bel costume e tanti amici spaventosi. Carica la risposta, Tubbs! Grazie mille per questa splendida festa, Blippi! Non c'è di che, Peter! Hai ragione, Dibo! Questo è un attraversamento di canguri! E noi siamo in Australia! In questo territorio non puoi mai sapere quando un canguro può saltarti sulla testa! Ah, ha fatto un salto spettacolare! Ah. Mi domando, quanto in alto può saltare un canguro? Idea geniale! Lo andremo a chiedere a quel canguro! Mi servono le zampe di rana per questa avventura! Zampe di rana, confermate! Attivare la stazione di Blippi! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Siamo nell'Outback e stiamo andando a cercare un canguro! Oh, ehi, hey, ciao! Io sono Rooney! Che cosa ti porta da queste parti con la tua bella macchina? Ciao, Rooney! Io sono Blippi e lui è Dibo! Volevamo vedere quanto in alto può saltare un canguro! Piacere di conoscervi! Beh, io posso saltare tanto quanto la vostra macchina e forse riesco a fare dei salti anche più alti! Oh, Rooney sta saltando molto in alto! E super velocemente! Ah, sei abbastanza veloce anche tu! Ti va una piccola corsa, Blippi? Sembra divertente! Molto bene! Corriamo intorno a quella grande roccia laggiù! È arenaria! La chiamiamo Uluru o Ayers Rock! È il cuore dell'Australia! Oh, che spettacolo! E il primo che torna qui, vince! Sì, ci sto, Rooney! A proposito, forse ci sono una o due staccionate in mezzo! Buono a sapersi! Andiamo, Blippi! Saltiamo! Quasi 2 metri! Bel salto! Pronto a saltare ancora più in alto? Sì! Che ne dici di un salto di 3 metri? Oh! Sì! Al miglior saltatore che abbiamo mai visto! E adesso ho la risposta alla mia domanda. Quanto in alto può saltare un canguro? I canguri possono saltare fino a 3 metri da terra! Carica la risposta, Dibo! È stato divertente! Mi devo rinfrescare! Ecco perché mi lecco il braccio, è tipico di noi canguri! Ciao! Ciao, ciao!